Consigliere, un suo commento sui disagi relativi all'Istituto Telese, dove ci sono più classiche aule e quindi gli studenti sono costretti ai doppi turni. Sì, è un disagio purtroppo che è antecedente al terremoto, infatti l'Istituto Telese non ha avuto alcun danno dal terremoto. Noi abbiamo fatto una modifica sulla delibera degli acquisti degli immobili per la città metropolitana e abbiamo inserito appunto anche Ischia. Dopodiché, nel momento in cui noi riusciamo ad acquistare un immobile su Ischia, noi libereremo il plesso di Laccamino e il plesso di Laccamino potrà essere destinato appunto al Telese, appunto per evitare che i ragazzi continuino a fare i doppi turni, perché è un qualcosa che noi vogliamo assolutamente evitare. Un istituto che merita attenzione poiché sforna diversi professionisti nel mondo del settore alberghiero, riconosciuti in Italia e all'estero. Lei a breve sarà sull'isola d'Ischia, passerà anche all'Istituto Telese. Certamente sì, staremo il 28 di ottobre ad Ischia, io e il sindaco De Magistris, e sicuramente saremo anche al Telese, visiteremo tutti gli istituti di nostra competenza sull'isola di Ischia.